Di Napoli, direttore del Centro Studi Canzone Napoletana presso la Fondazione Roberto Murolo, insomma, ha diciamo, già pubblicato numerosi saggi, ad esempio sull'uso espressivo del silenzio nelle composizioni di Mozart, Beethoven, Schubert e di altri, ma invece questo libro è sorprendente perché è stato paragonato ai classici dell'umorismo letterario, addirittura no, Gargantua e Pantagruel, più recentemente Gino e Michele. Come mai questa vena? Ma devo dire, queste due recensioni apparse sul Mattino e sul Corriere del Mezzogiorno mi hanno reso molto felici. Paragoni con Stern, figuriamoci. Quella recensione del Mattino inizia in un modo che addirittura mi sono, devo ammettere, commosso. La cito rapidamente, sono poche righe. Guido Piccoli sul Mattino scrive che se ridere fa bene perché dicono riduca la pressione arteriosa, irrori l'organismo di ossigeno, moltiplichi le endorfine antidolorifiche e agevoli la digestione, leggere adesso altre pecore dovrebbe fare benissimo. Ora, detto da un napoletano, questo è un complimento straordinario perché i napoletani hanno un umor sottile, astratto. Ce lo descriva, insomma, rapide, una storia molto stravagante. Devo dire, innanzitutto, la prima cosa da chiarire è che nel romanzo Adesso altre pecore non ci sono pecore, non ce n'è neanche una, nessuna pecora. È un libro, è un romanzo che trae spunto dalla idea antica, bella, della metempsicosi, cioè come canta il commendatore, come si canta all'inizio del Don Giovanni mozartiano, il commendatore trafitto a morte dice «è dal seno palpitante sento l'anima partir». Allora, quando arriva la morte, l'istante prima, l'anima esce fuori e cerca un nuovo alloggio. Quindi noi saremo solo degli involucri, dei vestiti che una volta usati si lasciano da parte e se ne trovano di nuovi. Il protagonista diciamo, era un corbezzolo, una molecola organica, abete in una pista di scie. Sì, ecco, il protagonista è un pittore di nature morte che è convinto di ricorda tutte le sue vite precedenti e ne racconta alcune di queste, ma soprattutto sostiene che la moglie amatissima Adelina sia caduta durante una passeggiata, sia morta, l'anima sia volata via e sia finita dentro un orologio a cucù. Lui si augura che questo orologio a cucù cada e si rompa perché l'anima di Adelina trovi alloggio da qualche altra parte, possibilmente in una donna. Allora, quando l'orologio cade, insieme a due amici improbabili, un po' strani, una ex docente universitaria di filosofia, divenuta barbona dopo l'introduzione del 3 più 2, famigerato, è un amico ladro che però ha la particolarità di essere l'unico personaggio che sa di essere personaggio del mio romanzo, quindi si comporta come tale, insieme partono per Parigi per cercare Adelina. E cercano al Louvre, non al Museo d'Orsay. Non svegliamone più. Ultimissima cosa che devo dire, perché è importante, tutto questo è solo un canovaccio di una scrittura assolutamente libera, perché io quando comincio a scrivere non ho una storia. Inizio e poi la storia piano piano per magia cresce. Esce fuori. Volevo solo chiedere a Pierluigi Battista se hai mai pensato di essere stato un corbezzolo. Sì, qualche volta sì. Qualche volta ci hai pensato. Bene, vi consiglio questo libro, soprattutto in momenti tristi e, così, e difficili, veramente rinfranca. Grazie a voi tutti, era rimasto da vedere l'esame di maturità. Dai, diccelo in una parola, che succede? Dunque, sono stati, diciamo, solita emozione, un po' di critiche da parte dei ragazzi, insomma, sulle tematiche, ma il ministro Carrozza li ha definiti abbordabili e in fondo fattibili, difendendo, insomma, la scelta delle tracce. Invece, appunto, nel resto del paese è stata un po' polemica. Senz'altro il più scelto, oltre il 20% dei 500.000 esaminandi l'ha preferito, il saggio breve di ambito tecnico scientifico che si intitolava La ricerca scommette sul cervello. Adesso tutti, diciamo, concentrati per domani, gli studenti ora staranno, diciamo, riposando, perché domani c'è la seconda prova, quella specifica dei vari corsi di studio. Notte prima degli esami. Benissimo, grazie a voi tutti, ci vediamo domani alla mezzanotte in punto, arrivederci.